cerchino di fare disinformazione. La chiamata diretta è stata introdotta, punto. Il mio pensiero va agli studenti, ovvero i giovani, giovanissimi, che sono vittime di questa norma assurda. Io mi domando, ma dopo questi ultimi mesi, dopo questi ultimi anni in cui ormai c'è una disaffezione, un disamore verso la classe politica, vedendo ciò che è successo ad Expo, al Mose, Mafia Capitale, ferite aperte e sanguinanti che tutt'oggi producono il terrore nei politicanti dei partiti che si svegliano la mattina, accendono il telefonino e leggono il nome del prossimo arrestato. Ma io mi domando, questi studenti, dopo questi avvenimenti, quando suonerà la campanella a scuola, penseranno che è finita l'ora di lezione o che si stanno venendo a prendere qualche dirigente per scioglimento della scuola per infiltrazione mafiosa? Una cosa è certa, Presidente, di sicuro non arresteranno noi. Grazie. Iscritto a parlare a titolo personale l'onorevole D'Ottavio, ne ha facoltà. Grazie Presidente, davvero a titolo personale, e intanto chiedo scusa per prima. Infatti quello che c'è scritto nell'articolo è giustamente entrerà in vigore tra un anno. Abbiamo un anno per ragionare su questa questione, che è una questione vera. Io devo dire che dobbiamo rispondere alla domanda, secondo me, che è insita, e mi permetto di dire la mia su questo: come consentiamo al dirigente di periferia di poter avere nella sua scuola gli insegnanti migliori? Questa è la domanda. Oggi è l'insegnante che sceglie la scuola. Noi dobbiamo fare in modo invece che sia la scuola ad avere gli insegnanti che gli servono. Questa è la risposta alla domanda che avete fatto. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Rampelli, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Torno alla questione della chiamata diretta. La chiamata diretta apre la strada al meccanismo clientelare, è un dato oggettivo. Ne abbiamo parlato già lungamente nel dibattito sulla prima lettura del provvedimento qui alla Camera. E tanto è vero che apre la strada al meccanismo clientelare che la maggioranza, per certi aspetti, invece di fare motore indietro e annullare questo rischio, ha cercato di emendare, di modificare, dal suo punto di vista di migliorare apportando queste modifiche. Ma le modifiche, ahimè, sono state evidentemente peggiorative. Così, in una nazione, è notizia di questi giorni, che è devastata dalla corruzione, dal clientelismo, dal nepotismo, dove in buona sostanza esistono poche isole felici, io penso di poter dire per questo